Si è conclusa a Salso Maggiore la lunga estate calda delle Miss. Dopo essersi date battaglia fino all'ultimo centimetro di circonferenza toracica e all'ultimo sorriso nelle varie località della penisola, le superstiti di questa gara per il primato della bellezza hanno compiuto un massiccio concentramento nella cittadina emiliana per lo scontro finale. Sfilare è il destino delle belle ragazze che aspirano al titolo di Miss e con lunghe camminate davanti agli occhi dei giudici e degli spettatori, le concorrenti pagano lo scotto della loro ambizione. Molte, dopo questo tour de force, appaiono affrante. Prima di arrivare qui a Salso Maggiore hanno dovuto infatti sfilare davanti a giurie di mezza Italia. Siamo ormai alle ultime battute di questa estenuante e per molti versi gratuita odissea. Compasso che oltre all'emozione tradisce la stanchezza accumulata in tanti mesi di intensa attività di aspirante Miss Italia, le concorrenti devono sfilare ancora una volta davanti alla giuria, una giuria che ha l'impegnativo compito di osservare, valutare e soppesare con imparzialità le qualità fisiche delle ragazze. Poi è la volta dei fotografi che non si lasciano sfuggire l'occasione di fissare sulla pellicola tanti capolavori di madre natura. Finalmente arriva la serata conclusiva. Dopo tante fatiche viene eletta Miss Eleganza Agatha Flori, una ragazza di 20 anni che lavora a Roma come indossatrice. Miss Sorriso è proclamata la milanese Anna Maria De Melgazzi, una biondina di 21 anni. Ed ecco Miss Cinema 1963, la diciottenne Marina Fava, studentessa romana di lingue. Infine, un'altra diciottenne, la sarda puro sangue Franca Dall'Olio, ha vinto il titolo di Miss Italia. A tutte le vincitrici di un titolo, la Salmo Iraghi ha regalato una macchina da cucire, forse un saggio invito rivolto alle neoelette a preferire alla passerella dei concorsi di bellezza la quiete riservata delle pareti domestiche.